non avevo, cioè non era nei miei piani invernali fare il tempo a dicembre. E avevamo nuotato bene in corsa, dopo la medaglia mondiale dell'anno scorso sinceramente volevo arrivare all'europeo e riuscire a fare quello che poi ho fatto, quindi cercare comunque di prendere delle medaglie importanti a livello internazionale, che non è così scontato, quindi noi abbiamo lavorato per quello. Ci siamo riusciti, poi siamo venuti qua, sì, cioè uno ce lo fa ovviamente il pensiero, ma io non sono assolutamente dispiaciuta. C'è da 3 mesi da lavorare, mettere a posto tutto e lavorare bene sulla vasca lunga. Cioè, alla fine il tempo è più o meno quanto ho nuotato quest'estate e io so per certo che l'allenamento fatto per fare uno 6-3 quando ho fatto i mondiali era totalmente diverso da quanto ho fatto questo mese a questa parte, quindi va bene così. Si è concentrata soprattutto sull'europeo, insomma. Sì, cioè, sì, no. Che... Sì, no, assolutamente, cioè proprio c'era questa tappa e arrivavamo in forma. Cioè sono in forma, però manca quella seconda parte di vasca che è solo l'allenamento in lunga e passi gare in lunga tipo l'aria. Quanto sentite la pressione di Benedetta oppure va a fare fra voi due? Zero. Sinceramente no, il lunga comunque è tutt'altra cosa rispetto alla corta. Poi nel 100 per ora comunque io e Martina abbiamo quel passo in più, che lei comunque è giovane, sicuramente avrà tempo per fare anche il 100. Però sinceramente non stavo pensando agli avversari, stavo pensando a me, a fare la gara il meglio possibile. Il tempo effettivamente era molto molto basso a farlo a dicembre. E appunto, come anche ha detto Martina, i lavori proprio sul passo gara con gli specifici si fanno più là. La forma comunque c'è, ma non proprio da chiudere bene un 100 in lunga, anche perché veniamo da una settimana facendo le gare in corta. Passare dalla corta alla lunga non, anche se entrambe preferiamo la lunga, però non è sempre un bel piacere. E contenta per come ho notato. Poi, titolo exequo è una bella. È la prima volta. Già stamattina eravamo lì. Però è la prima volta che facciamo lo stesso tempo, quindi c'è sempre la prima volta per tutto. Almeno non l'abbiamo fatto insieme. L'ultima gara è un anno veramente con i fiocchi, si chiude per te, sì, è l'ultima gara dei 50, però diciamo che fondamentalmente è un anno che da incorniciare. No, assolutamente, l'ho chiuso lì, ecco. Venivamo qui, ripeto. Uno ce lo fa al pensiero, però poi dopo in realtà in acqua te ne rendi conto. E sì, no, io sono contentissima di come stanno andando le cose e siamo sulla strada giusta, quindi va bene così. Adesso ci provi nei 200. No. Si può sperare in una medaglia olimpica o siamo lontanissimi? No, perché no? Non vedo. Ad oggi ti direi vediamo, però visto anche come è andato l'anno scorso sinceramente credo che possiamo giocarcela entrambe sui nostri tempi, qualche decimo in meno secondo me ce la si può fare. Per lei Ariane? Ma secondo me dobbiamo comunque andare sotto l'1.6, cioè penso 90% di esserne convinta, perché comunque è sempre stato così durante gli anni passati, sia un mondiale olimpiadi a parte quello dell'anno scorso, però mi sto allenando bene e l'obiettivo ovviamente è battere il muro dell'1.6. Vabbè, da qui fino a fine luglio ci penseremo. Qual è il segreto di questa doppia performance vostra? Nessun segreto, è uscito così, comunque è da sempre che io e lei ci battagliamo soprattutto nel 100, quindi è la prima volta che facciamo pari merito e non ha... No, intendevo anche la doppia medaglia. Ah, la doppia medaglia, era quello che volevamo entrambe, comunque in vasca corta lei quest'anno è migliorata ancora di più
e era, doveva andare così, lei prima, io seconda, e sono veramente contenta, era quello che volevamo entrambe.